essere un progetto. Aspetta, no, ma non ne abbiamo parlato. Prima mi hai detto, sai cos'è? Io ho detto più o meno. Quindi adesso ti dico quello che so più o meno. Allora, Global X è un progetto che punta a fornire una specie di framework per la condivisione di informazioni e la condivisione e la validazione di informazioni che possono essere di pubblico dominio o comunque di pubblica utilità, no? Può essere una buona definizione. Non male, soprattutto per la definizione di framework, perché Global X in sintesi è nato dopo che abbiamo capito che il whistleblowing stava diventando sempre qualcosa di più interessante e significativo nella società del futuro, siccome tanti dati sarebbero stati significativi per l'opinione pubblica e questi dati potevano essere facilmente tenuti nascosti, piuttosto che potevano soggettare molte persone o essere in testa di molte persone senza che queste venissero mai a saperlo. E dopo il caso del Cablegate divenne chiaro che un meccanismo alla Wikileaks non sarebbe mai più potuto funzionare perché aveva fatto qualcosa di un po' troppo grosso per chiunque, e la difesa naturale delle strutture nella rete è di distribuirsi, quindi riuscire a creare tanti piccoli elementi che possano dedicarsi a qualcosa di specializzato e non avere più l'elemento centralizzato al quale tutti si fanno riferimento. Questa è stata l'idea iniziale, ma in verità abbiamo scoperto che il whistleblowing è molto di più, non è solamente l'attivismo tecnopolitico di Wikileaks, ma è molto supporto al giornalismo d'inchiesta come quello tradizionale che è sempre esistito, è molta trasparenza aziendale perché anche all'interno di piccole, medie e grandi imprese esiste il fatto che se qualcosa sta andando male e tu dovresti riportare al tuo capo qualcosa che va male, ma magari è lui che la sta facendo andare male perché è corrotto, perché ti sta facendo mobbing o peraltro, vuoi riuscire a parlarne in modo riservato con qualcuno di esterno o di interno che ti possa aiutare. E così applicato anche alla pubblica amministrazione. Quindi, man mano che abbiamo scoperto queste cose qui, abbiamo detto, ma vuol dire che il whistleblowing non è solamente Julian Assange, ma è qualcosa di molto più antico, e in effetti lo era, però abbiamo scoperto tutto man mano. E questo quindi è il motivo per cui framework è forse la parola che più valorizza il nostro lavoro. Ed ora passo la parola ad Arturo, che continuerà da... No, vabbè, una cosa da aggiungere è che tra, diciamo, i limiti che abbiamo individuato in Wikileaks c'era anche il fatto che Wikileaks si occupava di fare molte cose, andava da gestire l'infrastruttura, sviluppare il software che sta dietro a questa infrastruttura, a poi l'analisi dei materiali che vengono raccolti tramite la loro piattaforma di submission, a poi la pubblicazione. Per cui noi abbiamo deciso in realtà di occuparci di un aspetto più specifico, più tecnico, sviluppare un software che poi può essere gestito da altre persone ancora possono occuparsi dell'analisi del materiale che viene raccolto tramite questa piattaforma e poi qualcun altro, magari anche diverso dai tre attori precedenti, si occupa di pubblicarlo e fare in modo tale che le analisi di questi documenti raggiungano il pubblico. E a questo punto farei vedere un po' come funziona effettivamente Global X. Tra le tecnologie alla base di Global X ci stanno i Tor Hidden Service. Questo significa che chi gestisce un nodo di Global X può anche scegliere di rimanere anonimo. Questo significa che non c'è un IP di una macchina che posso attaccare o che posso collegare a una persona fisica. Questo significa che un sistema che raccoglie informazioni magari sulla mafia, dove la persona che gestisce il nodo potrebbe potenzialmente rischiare la vita, lo può fare in sicurezza stando anonimo. Però facilitare comunque l'accesso a questo sistema che altrimenti rimarrebbe, insomma, riservato a solamente i nerd e gente che insomma, conosce già Tor, viene esposto sulla rete internet tramite un'altra tecnologia che sviluppiamo che si chiama Tor to Web, di cui poi parleremo dopo, che si occupa sostanzialmente di creare un trasporto tra la rete Darknet Tor e la rete internet normale, per cui io quando visito un sito di Global X in realtà
non devo necessariamente inserire il punto onion, ma posso anche visitare un indirizzo in chiaro HTTPS. Allora, il punto è questo. Però rispondo col microfono. Rispondo col microfono. Rispondo col microfono. Cioè, no, dicevo che Tor2 Web è il software, no? È un software che, come Tor, può essere utilizzato da vari utenti su internet per formare dei nodi Tor2 Web, per fare in modo che se tirano giù il nostro Tor2 Web, il nostro diciamo nodo principale, il nostro nodo di questo software, ci siano anche altri nodi, come potrebbero essere, diciamo, per fare un esempio parallelo, degli altri exit node di Tor, no? Quindi degli altri entry point, in questo caso Tor2 Web, che sono non di Hermes, ma sono di altri utenti in giro per il web che dovrebbero tirar giù tutti quelli che per riuscire a... Sì. Comunque accedere a macchia, a pagine o state nel... Assolutamente sì. Però questo avviene tramite una serie di nodi Tor2 Web, in cui tu, per essere un nodo Tor2 Web e quindi un entry point fra la internet e il deep web, installi il software Tor2 Web. Cioè, no? Ci vuole qualcuno che fa girare il software Tor2 Web per permettere alle persone di raggiungere questi hidden service. È il contrario di un exit node di Tor. Esatto, sì. È un entry node di internet verso la rete Tor. Sì. Tor2 Web consente di raggiungere i nodi che sarebbero altrimenti all'interno della darknet e quindi raggiungibili solamente a chi ha un client Tor. Quello che è rilevante è che nella nostra architettura abbiamo previsto un meccanismo basato su backend e frontend. Quindi abbiamo un backend che parla delle API REST e un client invece implementato in JavaScript che sta solamente scambiandosi questi tipi di dati. Quello che mostravo qui era un esempio di l'API di base che ti butta fuori un nodo. Questo perché dobbiamo pensare al fatto che i nodi per ora non hanno ancora cooperato tra loro, sono iniziative singole che vengono create dai veri utenti. Dov'è che sta la lista di iniziative Global Leaks? Qui, su Wikipedia. Per il momento ognuno di questi nodi che vuole pubblicizzarsi deve farlo in modo autonomo. Immagina che invece in un futuro abbastanza vicino, perché finalmente abbiamo finito la nuova linea di sviluppo dei prossimi 18 mesi, sarà anche possibile avere un indice di nodi che esistono, così che sarà più facile per chi volesse cercare un nodo appropriato di whistleblowing o chi come giornalista volesse offrirsi per fare della revisione di alcuni documenti, trovare tutti i nodi esistenti, capire quali sono le parole chiave corrispondenti, le lingue supportate, le regole editoriali che i vari nodi si danno. E questa cosa qui sarà un elemento rilasciato da un'API pubblica, che quindi potrà essere più facilmente raccolta in un indice e verificato nel tempo come un nodo si comporta, eccetera, eccetera. Sì, quindi ci si immagina un futuro in cui il whistleblower che ha qualche cosa da segnalare, ha dei documenti, ha del materiale, sa qualche cosa, non deve fare così tanto sforzo per riuscire a trovare il destinatario migliore per quel tipo di informazione, ma può direttamente interrogare un certo servizio e dire: io so questo qualche cosa, a chi è che lo devo andare a segnalare? A quel punto otterrà una risposta, magari anche con un sistema insomma, di reputazione, di commenti, feedback, eccetera, e potrà scegliere quindi il nodo di Global Leaks più pertinente al suo tipo di submission, al tipo di materiale che ha da inviare. Allora, io vorrei riprendere un tema sulle motivazioni che ci hanno portato a sviluppare Global Leaks e
vedere poi se abbiamo se quello che abbiamo fatto e che abbiamo pensato inizialmente poi si è applicato in pratica. Quando abbiamo pensato a GlobalX, siamo partiti a Wikileaks, da un modello centralizzato in cui identificavamo un problema principalmente dal punto di vista tecnico, perché il nodo, essendo centralizzato, è stato facilmente attaccabile sotto vari punti di vista, semplicemente dal punto di vista finanziario o altro. Per cui abbiamo pensato a come si potesse sopperire a questa problematica creando qualcosa di centralizzato. Inizialmente anche le prime elucubrazioni sono state circa il come realizzare la decentralizzazione a software, pensando proprio si fa un database distribuito o quant'altro. Poi invece si è proprio capito che questa decentralizzazione è una decentralizzazione di tipo piuttosto culturale, nel senso che Wikileaks riceveva materiale da tutto il mondo, ma molto probabilmente a causa di questo ha ricevuto materiale, ha centrato su di sé anche i nemici di tutto il mondo, pur non sapendo analizzare nello specifico il materiale che riceveva. Esempio, avesse ricevuto materiale di mafia o di camorra, come avrebbe potuto discernere cosa è buono e cosa è sbagliato. Per cui appunto l'idea è stata quella di creare un software dove la decentralizzazione fosse attuata permettendo che diverse iniziative possano nascere in modo facile qui e là nel mondo. Fra i vari concetti di decentralizzazione che abbiamo inserito nel software, ne abbiamo inserito una decentralizzazione basata su diversi tipi di responsabilità nel nodo. Per cui in ogni nodo abbiamo previsto che ci fosse un amministratore, che è quella persona o quel gruppo che tira su l'iniziativa e che non ha neanche la visibilità sui dati che riceve. Questa persona semplicemente si... non so cosa potremmo mostrare come slide. Potresti aprire il nodo demo. Questa persona banalmente ha messo su l'iniziativa e in un qualche modo ha realizzato una pubblicizzazione dell'iniziativa a seconda delle risorse di cui dispone. Se è questa una persona anonima, può aver messo dei volantini in una bacheca qua e là, non firmandosi in alcun modo. Se è una persona, se invece è un media, può aver utilizzato canali mediatici quali testate, quali le gazzette e quotidiani piuttosto che le televisioni. E questa persona, quindi l'amministratore mette sul nodo e lo pubblicizza. Oltre a fare questo, l'amministratore configura sul nodo quelli che sono i riceventi del materiale. Quello che vedete qua, ad esempio, è il nodo nostro demo, dove fra i riceventi è possibile creare un ricevente chiamato Hermes Center, configurato con un'email del gruppo, oppure uno specifico giornalista, in questo caso il nome è Alessandro Rodolfi, è uno dei membri della nostra associazione, giusto così per non fare lo demo, quindi una... non inviate niente qua, non leggiamo, non lo caghiamo, solamente per dimostrare che funziona. I riceventi sono che ricevono il materiale del nodo e gli unici autorizzati a riceverlo. L'altro utente dell'applicazione è il whistleblower, che è quello che finisce che naviga l'applicazione una volta che ne è venuto a conoscenza attraverso uno dei canali mediatici, vi accede può selezionare quelli che sono i destinatari della sua segnalazione. Della sua segnalazione. Questo perché di nuovo voleva cercare di permettere al whistleblower di far arrivare la propria segnalazione alla persona che egli ritiene più capace di gestirla, perché in Wikileaks tutto il materiale arrivava a un'unica organizzazione e non c'era modo di sapere
qual era l'esito, chi vedeva il materiale e come lo gestiva. Invece qui già si vuole consentire al whistleblower proprio di selezionare quello che è il gruppo più utile a ricevere la segnalazione. Ovviamente su questo semplice modello di configurazione dove vi è un amministratore, vi sono i riceventi, si presta a poter lanciare iniziative di vario tipo. Si potrebbe mostrare quelle un po' più peculiari, per vedere come questa configurabilità che abbiamo previsto si è applicata poi nella realtà. Ad esempio, ci sono state iniziative molto semplici, come iniziative italiane, come IRPLX, dove dei giornalisti investigativi piuttosto in gamba hanno messo su un nodo per gestire segnalazioni relative al giornalismo investigativo per vari ambiti, come ad esempio l'ambito alimentare. Loro hanno configurato un semplice nodo dove hanno creato un semplice ricevente destinato a ricevere tutto il materiale che viene ricevuto. È questo uno dei casi più semplici di installazione di Global Leaks. Paradossalmente invece vi sono casi molto diversificati, come torno indietro, sì, lo fai tu, di aprire poi Publix. Questo è un caso molto semplice perché hanno configurato un unico ricevente destinato a ricevere tutto il materiale che viene segnalato. Intanto che Arturo lo mostra, invece scenari molto più articolati sono stati quelli ad esempio di Publix, in Olanda un'organizzazione ha creato un'apposita fondazione, la Publix Foundation, decidendo di creare un nodo in cui i riceventi sono tutti i media olandesi. La puoi anche aprire per intanto che carica. Tutti i media olandesi, dove il whistleblower navigando il sito di whistleblowing può selezionare a quale specifico media inviare la propria segnalazione. Perché volevo mostrarvi direttamente questo? Perché questo software con queste semplici caratteristiche di estrema configurabilità ha dato spazio a un interessantissimo caso di giornalismo piuttosto innovativo, perché potete vedere che il whistleblower ha a disposizione la possibilità di segnalare e selezionare quali sono i media a cui segnalare il materiale, e questi media non hanno neanche lo stesso colore politico nonostante ciò hanno sottoscritto un agreement che impone che qualora due media paradossalmente di colori politici diversi ricevano il materiale siano costretti da agreement a collaborare sulla segnalazione. Inoltre hanno stabilito per fare buon giornalismo e quindi non dare esito a semplici segnalazioni, a semplici news, hanno sottoscritto un agreement dove hanno regolamentato come gestire il materiale ricevuto, cosa che in Wikileaks non c'era, ad esempio. In questo caso hanno deciso che una segnalazione non possa tramutarsi in una news prima di un periodo di 15 giorni, in modo che si possa dare seguito a una buona investigazione, quindi non una semplice news, ma a una story in inglese. Avete domande? Tutto è chiaro? Una domanda. In generale il whistleblower definisce chi deve essere il ricevente di una segnalazione
Dunque, l'informazione non è mai pubblicata in modo automatico. Sì, messa disponibile a chi è selezionato. Ci sono due feature possibili. O sconfiguri il nodo perché sia selezionabile e quindi tu whistleblower hai la possibilità di sceglierlo, oppure è fisso e non puoi sceglierlo, dipende dall'organizzazione come è strutturata. Se si tratta di un'organizzazione in cui c'è un gruppo di lavoro che ha dentro tre reparti separati e queste tre parti vogliono forzatamente lavorare insieme, allora ci può essere il caso in cui sono tutti non deselezionabili. Ma in tutti i casi in cui GlobalXM è utilizzato al momento, c'è la discrezionalità da parte del whistleblower di scegliere chi è il suo interlocutore o interlocutori. Sì, certo. Iniziative che portino a creare disinformazione per determinate testate giornalistiche o cose del genere. Guarda, in modo appunto da avvantaggiare magari altre. Direi di no, ma non può essere impedito dal software. Quello che possiamo fare al massimo come software è ma per un giornalista. Aspetta, volevo dire ancora un'altra cosa. No, vai pure. È chiaro la situazione, però... Cioè, ogni giornalista deve comunque rivedere quello che riceve e questo è parte della sua prassi giornalistica. Se poi il prossimo caso boffo viene ricevuto non con il falso dossier al giornale, ma con il giornale X, questo è un abuso della posizione giornalistica che poi è stato sanzionato, a meno per quanto riguarda lo caso specifico di Boffo Sanlusti. Quindi sì, abusi possono esistere, non dipende dalla tecnologia. Quello che noi cerchiamo di fare è sempre di, se dobbiamo dare supporto, spiegare che dei criteri sono necessari e delle policy editoriali sono necessarie. Se invece qualcuno usa software senza che noi pure lo sappiamo e lo adottano anche male, lì non possiamo comunque impedire questo abuso. Un altro modo per non risolvere ma parzialmente mitigare l'ingresso di informazioni di tipo monnezza come cosa è quello che diciamo che viene utilizzato nel più tradizionale mondo del whistleblowing, che non è direttamente legato al giornalismo ma è legato spesso alla compliance, del contrasto alla corruzione, queste cose qua, dove si vanno a definire in modo molto più preciso la tipologia di informazioni su cui tu vuoi che tu ti vuoi prendere in carico, che può essere abuso ambientale o corruzione, a seconda della categoria a cui tu stai facendo la segnalazione, richiedere al segnalante una quantità di informazioni di elevata qualità e in adeguata quantità, che significa che se io ti chiedo dimmi tutte le persone coinvolte, i loro dati, dimmi quando è capitato il fatto, dimmi qual è il danno economico che è stato fatto, chiederti come faccio io a verificare quello che tu hai detto, quindi magari srotolare 20 o 30 domande, quindi non un free form, scrivi quello che ti pare, che ti porta a fare una segnalazione più circostanziata e più qualificata, quindi innalzare la qualità dell'informazione. È ovvio che se io ti chiedo, anche opzionalmente, tante richieste, tante domande, e tu me ne rispondi solo a tre e poi mi scrivi una lunga storia nella descrizione, senza però avermi neanche indicato come io potrei verificare la veridicità di questa cosa, è un indicatore di scarsa attendibilità della segnalazione. Ecco, queste sono cose che nei lavori che verranno fatti in seguito verranno sempre più embedded all'interno del software, anche con domande di default per facilitare questo tipo di filtro di qualità di informazione. In GlobalX è proprio implementato una funzione di scambio, possibilità di scambiare delle informazioni, cioè un sistema tra virgolette di messaggistica, no? Fra il whistleblower e il ricevente, con in mezzo però questo layer di anonimato, no? Che serve proprio a facilitare questo tipo di operazione qui, quindi di verifica dell'informazione, cioè non è una cosa, non è un canale unilaterale, ma è un canale che volendo si può instaurare in una comunicazione bilaterale. Posso fare delle domande specifiche al whistleblower che magari vive una situazione molto contestuale,
vuole spiegarsi al meglio, ma non sa spiegarsi. Il giornalista o la persona che riceve può fargli domande, sempre proteggendolo, sempre avendolo anonimo, e verificare che questa persona effettivamente non sia inventata la roba, ma abbia altri dati che possano circostanziare la questione. Quindi talvolta ci piace dire che non è come una Dropbox anonima in cui metti il dato e svanisci, ma quando tu fai la submission inizia la tua attività whistleblower, che si completerà solamente quando il dato diventerà una notizia. Si può mostrare in pratica questo? Se volete. A discrezione del nodo, è il gestore del nodo che sceglie chi sono le persone che dovrebbero far parte della lista di riceventi. Però diciamo, non so se è chiara questa cosa, GlobalX è un software gratuito ed open source che chiunque può scaricare e installare. Cioè, nel senso, non è una cosa che noi controlliamo i nodi GlobalX e quindi poi decidiamo, no? So, IRPC, PubX, no, eccetera, eccetera. Chiunque può fare un suo nodo di leaking, ovviamente se però ci chiede supporto nell'installazione, e nel troubleshooting dell'installazione, eccetera, eccetera, nella personalizzazione, facciamo noi una scrematura, cioè, che ne so, lavorare come stiamo lavorando con Transparency International, ci è chiaro che è cosa buona e giusta, no? E che adesso abbiamo iniziato una collaborazione con Amnesty International, anche su questi diciamo che i dubbi sono pochi. Se invece arriva IRP2, no? che è completamente sconosciuto per noi, magari facciamo un'analisi, cerchiamo di capire chi sono, cerchiamo di capire se quelli che sono i loro scopi del leaking sono degli scopi che noi diciamo sposiamo oppure no. E non ci hanno neanche contattato, l'abbiamo solo beccati da Google Alert e questi hanno avviato un'iniziativa che fa whistleblowing solicitation, quindi chiede informazioni su diciamo attività fiduciaria e basata sul segreto bancario dell'isola di Man, che è un paradiso fiscale. E però chi cazzo sono questi e che cosa ci fanno con queste informazioni? Non solo noi non lo sappiamo, ma non è neanche pubblicamente noto, nel senso loro dicono noi preferiamo mantenere il nostro anonimato e non dire chi è perché è un'attività all'osca. È ovvio che dietro un'iniziativa come Manx Leaks, che così sembra una cosa assolutamente bellina e magari sono anche persone molto ben motivate, ma chi lo sa, tu non sai chi sono, questi ti dicono mandami le informazioni segrete sul sistema bancario dell'isola di Man. Cioè può essere marcio in modo incredibile, io potrei essere l'anonimo che ha avviato quell'iniziativa, beccarmi le informazioni e poi andare a fare dei simpatici ricatti a quello che c'ha il conto corrente bancario o la società offshore. Quindi c'è tutta una sensibilità attorno a seconda di come fai le cose pubblicamente, cioè come proponi la tua iniziativa e come la esponi e come funziona. Questo è un esempio su cui ci possono essere dei legittimissimi dubbi. Poi però è giusto che ce li facciamo noi questi dubbi come chiunque altro, cioè non è che le iniziative che noi abbiamo supportato debbano essere considerate necessariamente giuste. Fatevi le vostre domande e datevi le vostre risposte in modo indipendente. Infatti, per allacciarsi a quelle che dicevano i ragazzi qua, una cosa è secondo me sviluppare il software open source, che comunque è sempre un'ottima cosa. Però spesso ci sono tanti progetti open source fighi dal punto di vista tecnico, però che poi dopo muoiono perché nessuno li usa. Quindi la parte poi più interessante forse è anche trovare il modo di far sì che questo progetto venga adottato da media di una certa importanza, perché il progetto ha 3 anni e il bootstrap è stato molto lento. Adesso mi sembra invece che riuscite ad avere qualche collaborazione, iniziate a riuscire a muovervi. Alcuni di noi che impiegano una parte del loro tempo, se non tutto il tempo che danno diciamo dall'associazione, nel seguire i nuovi prospect, cioè in quelle che sono le nuove, quindi li aiutiamo, li seguiamo, li andiamo a trovare, li coccoliamo un po' per fare in modo che nascano delle iniziative, almeno quelle più importanti. Cioè se Amnesty ci dice vieni in Bangladesh, noi prendiamo l'aereo e andiamo in Bangladesh, cioè perché è Amnesty. Cioè, poi PubX, ma tra tanti paesi africani su temi di giornalismo d'inchiesta, quindi insomma lì bisogna dargli una mano.
Però un'analisi diversa sul tema che sollevavi tu. Abbiamo ottenuto ora un prodotto utilizzabile da una fascia non tecnica con un estremo sforzo, perché quello che abbiamo imparato con la comunità italiana di sviluppo open source è di creare magari una tecnologia interessante, tecnologia figa, ma poi che non riesce a essere utilizzata dall'utente finale, perché manca davvero l'aspetto dell'esperienza del product management e la costante release del software, la localizzazione in molteplici lingue, il fatto che il software sia stabile in... anche in poche condizioni, tipo noi stiamo dando solamente su Ubuntu long term support la stabilità, e ciononostante studiarsi anche la UI, i tipi di uso che ci sono, la documentazione adeguata, è la parte, se vuoi, più difficile per gente come noi che sono comunque dei programmatori. E questa qui è proprio la parte di innovazione che sento abbiamo fatto, e che noti chiaramente che magari anche Thunderbird Enigma, per quanto sta implementando la crittografia che è pubblica nel modo più istintivo possibile, ha causato che persone che non si vogliono scervellare per capire come funziona una crittografia asimmetrica non riescono a usarla. Noi abbiamo cercato, dove possibile, di fare delle riflessioni di sicurezza dicendo: sei a questo livello di sicurezza o a questo livello di rischio, questi tipi di assunzioni possiamo farle noi a posto tuo, dove possiamo farle noi ti togliamo una scelta così da semplificarti il processo, dove non possiamo farle le scegli il node administrator, che è la persona più vicina al contesto di utilizzo. Quindi anche il fatto di portare un livello di sicurezza elevato a un livello usabile è stato davvero l'achievement difficile, e con il quale sento che stiamo facendo qualcosa di appunto nuovo. Ne è costato molto tempo, perché fare WordPress con Segnala e Spamma era facilmente fattibile in un mese, ma cosa avremmo ottenuto? Mai il livello di sicurezza che ora possiamo dare. C'è anche un meccanismo di crittografia particolarmente simpatico, che riesce a far sì che ogni file uploadato che viaggia tramite canale Tor venga poi cifrato con la chiave pubblica del destinatario, senza mai toccare il file system in chiaro, nonostante ci possano essere file anche a 10 giga, perché c'è un meccanismo che ora ti spiegherà Giovanni, anzi lo spiegherà dopo con TortuWeb. Quindi cioè, questo qui è proprio la parte più difficile del nostro progetto. Là, una domanda. Questa, le discussioni più grandi che sposto qua che c'è la cassa. Domanda molto semplice. Io da giornalista, cioè da whistleblower, faccio una submission in modo anonimo. Come mi contattate voi? Non noi. Primo non noi. Secondo non ti contattiamo, ma diciamo a te whistleblower come tornare sulla tua segnalazione e vedere gli eventuali commenti che ti sono lasciati. Quindi io non ho un meccanismo, non c'è un meccanismo di push della risposta, ma sono io che devo ricordarmi di tornare, perché se ci tengo la mia notizia. Sì. Un segreto, ti hai dato una ricevuta? Sì, sì. Un ticket? Sì, sì, esatto, questo. Okay. Questo cifra te la segnerai con il tuo address book sul cellulare. La submission dura una certa quantità di tempo, perché uno degli elementi di sicurezza anche è la data retention policy. Ogni submission si cancella in 15 giorni, oppure puoi estendere questa durata, però idealmente nulla viene conservato a lungo termine, perché se viene gestito tanto vale che si rimuova qualunque tipo di traccia che c'è stata di interazione tra whistleblower e giornalisti o riceventi. Il ticket serve apposta per tornare sulla submission, scambiarsi commenti o uploadare nuovi file. Okay. Quindi appunto c'è questa su TortuWeb, ma magari la faccio dopo. Ah sì, che praticamente diventa ora, abbiamo già sforato in TortuWeb da 4 minuti. Ah, quindi si può. Però non ha collegato un meccanismo di push tra le mail, perché altrimenti ritornava. Esatto, è proprio il discorso che è. Invece su TortuWeb mi viene da pensare che se io volessi fare una submission anonima, cioè chi ha fatto Tor non ha pensato al meccanismo TortuWeb proprio per una questione di sicurezza, perché chi gestisce il nodo TortuWeb vede il mio IP, il mio traffico, poi vabbè, posso avere 1000 VPN, però
E sinceramente, se io avessi da fare il whistleblower, mi installerei un Tor, perché il mio ISP non deve sapere dove sto andando, cioè io vorrei che prima dell'ISP ci fosse già il traffico in Tor. E mi viene da pensare che questa semplificazione possa causare dei problemi a chi voglia far girare un servizio del genere solo per aggregare informazioni. Però okay. Ripeto, GlobalX non è un software con una configurazione precotta che abilita qualsiasi nodo GlobalX a essere pubblicato tramite Tor to Web, ma GlobalX è un framework configurabile a seconda del tipo di iniziativa che devo avviare e dello scenario di rischio, perché si può anche fare, realizzare un software super sicuro, accedibile solo con, tramite Tor, con una crittografia forte, ma non verrà utilizzato e chi avrà necessità di avviare un'iniziativa lo farà con un WordPress senza HTTPS e quant'altro. O comunque, diciamo, spetta al whistleblower cercare di valutare quello che è il, loro che è il suo rischio. Di default GlobalX non è esposto via Tor to Web, per cui quando viene installato è possibile accederci solo via hidden service. Poi l'admin può scegliere di pubblicarlo anche via Tor to Web, gli viene visualizzato un enorme warning dicendo attenzione, gli unicorni morti potrebbero iniziare a piovere dal cielo. Se clicca sì, va bene, voglio continuare, a quel punto viene attivato. Però comunque quando il whistleblower visita un sito e non lo sta, un nodo GlobalX, e lo sta visitando non tramite Tor, gli viene visualizzato un messaggio qua di pericolo, attenzione, non sta utilizzando Tor, ti consigliamo di scaricarlo da qua. E nel momento in cui va a fare una submission, gli viene ridetto di nuovo, attenzione, non stiamo scherzando, davvero non sei anonimo, gli spieghiamo che cosa significa che non è anonimo, ossia che il nodo Tor to Web potrebbe intercettare i dati della sua submission, eccetera, eccetera. A quel punto gli viene fatta una domanda che è inserisci la frase che è vera tra le seguenti frasi. Se risponde in modo sbagliato non gli viene permesso di fare una submission. Se invece risponde con la risposta giusta, a quel punto capiamo che ha effettivamente capito quelli che sono i rischi e in quel caso può continuare a fare la submission. Ma va anche detto solo un'altra cosa. Tor to Web va considerato in due modi. Da una parte è necessario a GlobalX per potersi esporre anche in situazioni in cui non serve l'anonimato ma solo la riservatezza, e nell'altro caso invece è un elemento strategico per la diffusione di Tor, perché l'hidden service Tor soffre di un fenomeno nato nelle reti, per cui meno nodi ci sono e meno se ne creano. Una rete tende a diventare monopolista di se stessa, quindi quando si crea la rete ferroviaria, la distanza ai binari diventa poi lo standard de facto. Quando si crea la rete telefonica, il meccanismo con cui si parla è lo standard mondiale della telefonia. Internet è la rete globale ed è la prima. L'hidden service non è una rete globale, è una rete utilizzata da una forte minoranza. Questa forte minoranza deve avere una grande necessità di sicurezza per arrivare a esporre i suoi servizi in modo anonimo, ma abbiamo visto che può essere utile a chiunque esporre dei servizi in modo non riconducibile a sé, perché si è tracciati a priori o perché è l'unica garanzia che puoi dare ai tuoi utenti di poter comunicare in modo riservato. Ma questa cosa qua va spiegata e va riuscito a creare un'attività attorno a questi hidden services. Tor to Web diventa necessario quindi perché anche le persone al di fuori di Tor possano capire che Tor è utile, è semplice e possa fungere per diffondere il Tor Browser Bundle, che poi ti rende parte della rete Tor. Quindi conta che il banner in testa di Tor to Web in cui ti dice usa Tor Browser Bundle, è meglio, è il 50% dello scopo di Tor to Web. Far sì che dei contenuti che non potresti raggiungere o che raggiungi in modo molto più lento ti viene detto, così sei più sicuro, sarai più veloce ed è meglio, quindi fallo. Grazie. No, scusa, volevo rispondere a quello che dicevi tu per una cosa.
Noi parliamo spesso da un punto di vista informatico barra hacker, ok? Però la gente la pensa in maniera differente. Perché cosa vuol dire? Che noi ci facciamo 1 milione di seghe mentali sulla sicurezza, per cui diciamo come fa a ritornarmi la risposta, devo andare io in pull, in pushing o cose del genere. Io ti dico, io sono stato protagonista, a mio malgrado, di un discorso di Winston Boeing e alla fine il giornalista ti dice una cosa, una, vediamoci. Perché è una mentalità che hanno loro, che con uno strumento del genere devono cambiare, ok? Assolutamente. Però 2000 pare mentali, per esempio, mi deve contattare, però non con la mail, bisogna usare sistemi cifrati, eccetera. Ma ti assicuro che alla fine, se è qualcosa che scotta veramente, loro ti dicono, dove ti mando un biglietto, troviamoci a Kathmandu in piazza davanti a un caffè, ma ti vogliono vedere come se questo desse loro qualche garanzia sulla notizia. Però è un problema grosso di mentalità che devono cambiare anche i giornalisti, perché altrimenti noi ci facciamo 2000 pare, però poi ci si ritrova in una situazione del genere. Tu puoi aver mandato le cose via Tor, andato in pool a vedere i commenti e poi ti dice ok, dove ci vediamo, e ti casca il palco. Abbiamo ancora 18 minuti in tutto. Allora, non è mai stato detto... No, vai. Fino adesso non abbiamo detto che cos'è Tortu Web, qualcuno lo sapeva, però gli altri penso che non, ancora non li... L'hanno mai usato, nel senso che si è trovato dei link con sopra un header, questo logo, e qualcuno? Sì, io ho provato di vederlo, ma adesso c'è il mail, non sei sporco, tutto bene? No. Va bene. Va bene, comunque, Tor è un software che permette, tramite una tecnologia chiamata Tor Hidden Services, di fare dei server anonimi che stanno in quello chiamato Deep Web. Per accedere a questi server è necessario però installare Tor stesso, e questo può non essere semplice per tutti gli utenti. Inoltre Tor... I nomi dei server Tor non sono pubblici e indicizzati da, ad esempio, dai motori di ricerca, per cui se un utente vuole raggiungere una risorsa che sta nel deep web deve saperlo a prescindere. Nel 2008 Aaron Swartz, pensando a questo problema, dato che credeva molto nella libera informazione, ha pensato a come risolvere il problema e ha pensato alla creazione di un proxy, quindi alla creazione di un software che permette di che se gli vengono richiesti un server web al quale se vengono richiesti contenuti che stanno nella darknet, questo li recupera e li fornisce all'utente. Ha pensato poi di avviare con questo software un nodo, assumendosene lui la responsabilità di servire i contenuti che di fatto stanno nella darknet. Per questo è nato inizialmente tortweb.org, sul quale ci sta un setup di questo software Tortweb, e in seguito abbiamo cercato di trovare altri volontari che eseguissero altri nodi, quindi distribuendo tra di loro la responsabilità di fare eseguire un servizio di questo tipo. Questo è il motivo per cui se visitate, li abbiamo scritti a qualche parte sul wiki, esistono altri nodi come tortweb.org, c'è tortweb.fi in Finlandia, c'è onion.tu e ce ne sono altri, tutti eseguiti da volontari di tipo diverso. Collaboriamo con Aaron nello scrivere questo software e lo abbiamo poi incluso in Global Leaks per raggiungere lo stesso obiettivo, ovvero quello di far sì che una iniziativa di whistleblowing nata da parte di anonimi possa essere raggiunta da utenti che non hanno nel loro threat model, quindi nel loro scenario di rischio, la necessità di essere anonimi essi stessi. Per cui in Global Leaks abbiamo permesso che si possano configurare diversi scenari di rischio, che l'applicazione sia raggiungibile solo tramite rete Tor oppure anche tramite rete Tor2Web. Qual è il vantaggio
di pubblicare un nodo attraverso Tor Web è che l'utente può trovare l'iniziativa direttamente indicizzata su Google. E aggiungerei che mentre diciamo un tempo Tor Web doveva essere questo software che uno fa girare per esporre tutta l'intera rete Darknet Tor, con l'utilizzo di Tor Web per Global Leaks, quindi uno mette su un nodo di Tor Web, non gli interessa necessariamente esporre l'intera Darknet Tor, magari gli interessa solamente esporre il proprio nodo Global Leaks. In questo caso è possibile configurare Tor Web per inoltrare il traffico solo a uno specifico hidden service. Così uno può avere su un nodo Tor Web gestito da sé, quindi comunque fidato, e però non incombere in tutti quelli che sono i rischi derivati da permettere a chiunque di accedere a qualsiasi hidden service nella Darknet Tor. Quindi funziona anche in un certo senso da un sistema di discovery, cioè ti permette di scoprire l'indirizzo del punto onion a partire da un dominio. Scusate, una cosa un po' meno tecnologica, no? Nodi Tor attivi non sono tantissimi. Sono più di 3.000. Non inteso, no, non parlo a livello globale, dico prendiamo una città, un paese, una. Non pensate che il fatto stesso di avere il servizio attivo attiri l'attenzione? Ma dipende. Comunque ci sono giornalmente più di 4-5 milioni di utenti Tor. Ho capito, però nel mondo. Prendiamo una città, diciamo, quanti ce ne sono a Venezia? Ecco, in questo momento attivi. Cioè questo... Beh, potenzialmente può... crea dei, diciamo, dei potenziali elementi probabilmente da controllare, ecco. Perché il concetto è, se hai Tor probabilmente c'è qualcosa da nascondere. Questo tipo di pregiudizio utilizzato dalle forze di intelligence è stato visto quanto è stato abusato anche con se accedi a Tor o se accedi a Linux Journal, allora forse sei un tecnoterrorista. Quindi diciamo che spero che diventi chiaro nell'intelligence dei prossimi anni che è un po' una procedura atipica. L'Italia, a delle analisi che avevo fatto, era il secondo paese per utilizzo di Tor, nel senso di secondo paese se si prende la quantità di utenti connessi, che è la statistica ufficiale data da Tor, divise per percentuale per milioni di utenti connessi. Quindi avere il primo posto USA che ha molti più cittadini connessi è meno rilevante rispetto che averli in Italia in cui la percentuale poi di utilizzo in pratica era più alta. Eravamo secondi solo all'Arabia Saudita quando ho fatto quei test. L'ha detto, c'era una domanda? No, sì. Tornando al discorso Tortu. Tornando al discorso Tortu Web Global Leaks, no. Tor Web è fondamentalmente un entry point per la rete Tor. Questo significa che se io faccio un'installazione di Global Leaks su un mio nodo dove gira un hidden service, mi girerà Tor configurato in hidden service e sotto avrò il framework di Global Leaks, giusto?
diciamo che quando installi Global Leaks lui ti crea un hidden service dedicato e okay. Poi l'opzione è che non accetti connessioni che arrivano da Tortue Web, perché quando arrivi su Tortue Web viene messo un header nella connessione con xTortue Web true e tu di default lo non accetti che qualcosa arrivi da Tortue Web. Se lo disabiliti accetti che qualcuno possa comunicare con te. Ok, volevo capire appunto questa cosa, se, come veniva gestito il discorso di inibire l'accesso tramite i nodi di entry point tramite Tortue Web. In questo meccanismo, perché Tortue Web comunque mette un dato applicativo nella connessione web HTTP, visto che in pratica rigide solamente web, non anche altri tipi di connessioni che invece possono esistere nella rete darknet, e questa è la discriminante applicativa, ecco. SecureDrop, che voleva riuscire a tutti i costi a essere anonima, non controllava l'header Tortue Web e quindi accettava che l'utente arrivasse da Tortue Web anche con le istruzioni default. E tutt'oggi non impedisce l'accesso, ma dà solo un warning. Ah! Perché il nodo Tortue Web, quando riceve una richiesta e la inoltra in HTTP al toponimo di rete d'Asnet, ci aggiunge un header HTTP X Tortue Web. Questo permette all'applicazione, il back-end, che gira tutto il sensore, di sapere che l'utente sta arrivando a Tortue Web e quindi agire di conseguenza, sbloccare l'accesso, dare il warning, quindi che o scaricare il dato, cioè non sarà anonimo. Domanda caso, il server del nodo venga compromesso. Il nodo Tortue Web o il nodo Global Leaks? Il nodo Global Leaks, se non hai un meccanismo di cifratura dei dati sul disco, quello che comprometti è la parte database con all'interno dati applicativi. I file di default sarebbero cifrati per i destinatari, a patto che i destinatari abbiano messo la loro chiave pubblica. In questo momento ci sono warning grossi come una casa: attento, questo nodo non è consigliato perché un ricevente non ha configurato la sua chiave, appunto per responsabilizzare il fatto che il giornalista debba metterla, ciononostante uno potrebbe anche ignorarlo e dire i dati stanno così. La cosa bella di Tor è che comunque nasconde la locazione geografica del server, di conseguenza se tu hai esposto il nodo tramite Tor o lo raggiunge anche tramite Tortue Web, comunque dove geograficamente sta questo server, con quale IP è connesso a internet, non è noto. Quindi l'unica possibilità di esposizione è un attacco tramite il software Global Leaks. E per fortuna abbiamo fatto rivedere da 3 penetration tester differenti, che hanno fatto analisi sia architetturali che di codice, che di sia lato web che lato Python. Quindi ci possiamo ritenere ragionalmente sicuri che non siamo esposti a attacchi da remoto, posto di zero day su Twisted, che possono anche essere possibili. Sì. Certo. Però questo vuol dire che non è targetizzabile. Cioè, comunque stai bucando un server a caso e scopri che c'è Global Leaks, non attacco il nodo Global Leaks. In realtà quello che ha descritto Claudio è lo stato corrente del software. Per ragioni implementative attualmente il server sta solo cifrando i file con le chiavi del receiver e non i dati applicativi, le risposte del form che il whistleblower ha dato. Però è nella roadmap dei prossimi 18 mesi di implementare la crittografia interamente client-side e in questo caso non sarà più possibile leggere neanche questi dati. Domanda. Abbiamo sforato di 20 secondi, se vuoi. Veloce. Certo, durante l'installazione di Global Leaks, il setup o gli strumenti di assistenza, la configurazione, forniscono un aiuto all'utente per la creazione di un sistema fully torrified per evitare side channel attacks o cose di questo tipo, per cui tutto il traffico indipendentemente passa da Tor, come fosse Tails per esempio, oppure per ora no? Allora, lato backend, tutte le richieste eventuali che il backend fa verso la rete internet sono tutte proxyfate attraverso Tor. Tu hai chiesto se diamo dei suggerimenti. Sì, è parte core del prodotto, chiamiamolo così, Global Leaks, quella di semplificare l'adozione, quindi No, la risposta sì, è sì. Il sistema operativo su cui
No, vabbè, però l'applicazione Global X è torificata a livello sì, applicativo. Mettiamo il caso che scontano la macchina perché trovano una vulnerabilità e riescono ad avere una shell. Con quella shell riescono a pingare un host da un'altra parte e avere il PIRAL della macchina, o il traffico è tramite delle regole di tables tunnellato in modo che eventuali malware, applicazioni, side channel comunque comunicano in maniera forzata attraverso la rete. Ma se ti hanno sfondato la macchina, ormai te l'hanno sfondata, non è che cioè, cosa puoi fare? Sì. La localizzazione del... non c'è la storificazione, potrebbe essere un effetto collaterale di quando faremo i container con Docker.